Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fluoxetine Epipharma SRL, ultimo aggiornamento, 14 settembre 2022. Cos'è Fluoxetine? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Fluoxetine durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Fluoxetine? Fluoxetine è un farmaco a base del principio attivo ticlopidino cloridrato, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Epipharma SRL. Fluoxetine può essere prescritto con ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Epipharma SRL, ricetta RNR, medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta, classe A, principio attivo ticlopidino cloridrato, gruppo terapeutico antiaggreganti piastrinici, forma farmaceutica compresse rivestite, indicazioni: la ticlopidina è indicata nella prevenzione secondaria di eventi ischemici occlusivi cerebro e cardiovascolari in pazienti a rischio trombotico, arteriopatia obliterante periferica, pregresso infarto del miocardio, pregressi attacchi ischemici transitori ricorrenti, ictus cerebrale ischemico, angina instabile. In pazienti con pregresso infarto miocardico e con pregressi attacchi ischemici transitori, l'uso della ticlopidina dovrebbe essere riservato a quei pazienti che non tollerano l'acido acetilsalicilico, ASA, o nei quali l'ASA è risultato inefficace. La ticlopidina è inoltre indicata nella prevenzione della rioclusione dei bypass aortocoronarici, nella circolazione extracorporea, nella emodialisi e nella trombosi della vena centrale della retina. Condizioni d'impiego: i medici sono invitati ad usare il prodotto solo nei casi relativi alla patologia sopraindicata e seguendo i controlli indicati nelle speciali avvertenze e precauzioni per l'uso e rispettando attentamente le controindicazioni. Posologia: la posologia consigliata per la terapia a lungo termine è di 1 o 2 compresse al giorno, da assumersi durante i pasti. Popolazione pediatrica: l'uso nei bambini e negli adolescenti non è raccomandato a causa della mancanza di esperienza negli studi clinici. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Il farmaco è controindicato nei soggetti che presentino od abbiano presentato leucopenia, piastrinopenia o da granulocitosi, diatesi emorragiche, pregresse o in atto, ed emopatie che comportano un allungamento del tempo di sanguinamento. Lesioni organiche suscettibili di sanguinamento, ulcere dell'apparato gastrointestinale, varici esofagee, eccetera. Accidenti vascolari cerebrali emorragici in fase acuta. Epatopatie gravi. In qualche caso è stata segnalata durante il trattamento con ticlopidina la comparsa di leucopenia o da granulocitosi, talvolta anche ad esito irreversibile. Pertanto il farmaco deve essere impiegato solo nei casi in cui esso è insostituibile. Va categoricamente escluso l'impiego della ticlopidina nella prevenzione primaria nei soggetti clinicamente sani. Deve essere evitata l'associazione con altri farmaci potenzialmente mielotossici. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4.6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: si possono osservare eventi avversi, qualche volta gravi, di natura ematologica ed emorragica. A granulocitosi, pancitopenia e rari casi di leucemia sono stati segnalati nell'esperienza post-marketing. Talvolta sono state osservate conseguenze, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, associazioni con farmaci che aumentano il rischio emorragico, FANS, aumento del rischio emorragico, aumento dell'attività antiaggregante piastrinica associato all'effetto dei FANS sulla mucosa gastroduodenale. Se tali farmaci sono necessari, procedere, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Fluoxetine durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Fluoxetine durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: la sicurezza della ticlopidina nelle donne in gravidanza non è stata stabilita. La ticlopidina non deve essere usata durante la gravidanza se non assolutamente necessario. Allattamento: studi condotti nel, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Gli effetti indesiderati della ticlopidina, come capogiri, possono compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Gli eventi avversi sono classificati secondo la frequenza. Molto comune, e un decimo, comune, e un centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sulla base delle proprietà farmacodinamiche il sovradosaggio può determinare un rischio di emorragia. Sulla base degli studi condotti sugli animali il sovradosaggio può determinare grave intolleranza gastrointestinale. In caso di tale evenienza, si consiglia l'induzione del vomito, la lavanda gastrica ed altre misure generali di supporto. Se è necessaria una rapida correzione del tempo di sanguinamento prolungato, una trasfusione di piastrine può invertire gli effetti della ticlopidina, vedere paragrafo 4.4. La ticlopidina non viene rimossa per dialisi. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antitrombotico, antiaggregante piastrinico. Codice ATC. B01AC05. La ticlopidina è un inibitore dell'aggregazione piastrinica, inibisce l'aggregazione piastrinica in modo dose dipendente, nonché il rilascio di fattori piastrinici e induce proprietà farmacocinetiche. Dopo somministrazione per os di una singola dose standard di ticlopidina si ha un rapido assorbimento e il picco plasmatico si osserva circa 2 ore dopo la somministrazione della dose. Dati preclinici di sicurezza. La valutazione della tossicità della ticlopidina è stata eseguita sul ratto e sul topo. Le vie di somministrazione impiegate sono state quella orale e quella endovenosa per il ratto e, elenco degli eccipienti, cellulosa microcristallina, polivinilpirrolidone K30, amido di mais, magnesio stearato, idrossipropilmetilcellulosa, titanio biossido, glicole polietilenico 6000, silice precipitata, lattosio. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.